Siamo al rifugio Cavone e proviamo ad andare al lago Scafaiolo. Dobbiamo. Tempo incerto. C'è stato il sole fino adesso e invece adesso lassù ci sono le nuvole. Ma buongiorno followers, amici di Ceschi84. Siamo qui a fare questa bellissima passeggiata tutti insieme, sperando che il tempo però migliori. Niente. Va bene, vediamo più avanti. Ecco Sì, il ma percorso adesso adatto a tra poco tutti. vedo. Bravo, due, Abbiamo tranquillo. Uno, due, tre, già dato quattro. 20 Sì. metri. Le Vai, così no? nostre scalatrici. Respiri. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, Riescono a quattro. Uno, chiacchierare due, tre, comunque. quattro. Vedrai tra Vai. un po'. Scoperto Ma non lo adesso. perdi, dai. Dici? No, ma intanto non cade, no? Di là c'è il Facciamo sole, con lo scialle, che è meglio. sorridi che stiamo Momento bene. foto. Un'altra Vai con prima. lei che te ne faccio una. Sì, Dai, facciamo una foto insieme, Luca. stai pozzino. Romantica. Romantica. Ma guarda che nero. Sembra di quel film quando arriva. Ho paura. A causa dell'aumento delle temperature, come vedete, hanno iniziato a crescere piante all'interno del lago. Questo causa un innalzamento del fondale lacustre, portando via via una diminuzione dell'acqua. Non essendoci alcun affluente, c'è il rischio che il lago quindi scompaia. Eccoci arrivati al santuario della Madonna dell'Acero, tornando giù dal lago Scafaiolo. Questo santuario fu edificato alla fine del 1400-1500 attorno a quest'acero, dove la leggenda narra comparve la Madonna a due pastorelli. Hanno mantenuto il tronco. Venite con noi e proviamo a entrare, vediamo come viene. Ha una forma strana. Eccoci all'ingresso del santuario. Entriamo. Guardate che soffitti.
È stato restaurato intorno all'Ottocento.